esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore incrociato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Passo laterale di squat più salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. 5. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Frog squat con salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack più squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. A fondo posteriore più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo l'affondo posteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Jump, jump, squat. Via. Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Sumo squat pulsato ad una gamba. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Via. Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore incrociato. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale in squat più salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Frog squat con salto. 3, 2, 1, via.
Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack più squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondo posteriore più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo l'affondo posteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Jump, jump, squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat pulsato ad una gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop!
3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non tirare eccessivamente la gamba, il ginocchio punta verso il pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via. Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching polpacci. Via. Non piegare la schiena, tienila sempre ben dritta. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via. Fai attenzione a non piegare la gamba per non diminuire l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.